Alla luce della situazione riguardante le lavoratrici e i lavoratori dell'ASP 1, che dopo mesi dall'ultimo incontro in prefettura continuano a non vedere una soluzione concreta al problema stipendi, sono tornati a manifestare con un sit-in davanti la casa di riposo Teramana De Benedictis, organizzato per ribadire l'urgenza di sanare una situazione diventata insostenibile per lavoratrici e lavoratori che da tempo lavorano senza la sicurezza di uno stipendio. Cerchiamo di catalizzare l'attenzione del mondo politico così indifferente a questa situazione che continua ad essere insostenibile per le lavoratrici e i lavoratori. Sono 12 milioni di euro di debiti dell'ASP numero 1 a cui in particolare la Regione Abruzzo non intende mettere mano con soluzioni, ma si trovano risorse e modi per finanziare il ritiro del Napoli Calcio nella nostra regione. Quindi la politica, quando vuole, può fare, e sull'ASP numero 1 siamo a registrare la mancanza di volontà nel risolvere il problema. Ricordiamo che sono oltre 200 i lavoratori delle cooperative affidatari dei servizi sanitari sociali, delle case di riposo De Benedictis a Teramo e Rozzi a Nereto e dei servizi di ristorazione, senza stipendio e vittime di continui ritardi nell'erogazione dei salari, con il rischio crescente di un'interruzione dei servizi nelle case di riposo. Ci sono lavoratori con stipendi in ritardo e altri che appunto hanno accumulato degli stipendi non pagati. E passano gli anni, ma purtroppo non c'è nessuna soluzione all'orizzonte. Nonostante nell'ultimo incontro fossero presenti due assessori, abbiamo sentito tante buone intenzioni, siamo qui per ricordare che noi delle buone intenzioni purtroppo non sappiamo che farcene, abbiamo bisogno di garanzie. Queste garanzie vanno date subito, perché si continuano ad accumulare problemi su problemi e questo non è più possibile. Qui si deve rimettere in moto tutto, rimettere in moto l'ordinaria amministrazione. È da dicembre che la Regione Abruzzo promette di mettere sul piatto 3 milioni di euro, ma questo piatto è rimasto all'Aquila, in sede della Giunta, qui non è mai arrivato. Questi 3 milioni ogni volta, ogni riunione vengono sbandierati, ma ogni volta non li vediamo, e servirebbero soltanto per la sopravvivenza, in attesa che la Regione faccia il vero passo definitivo per mantenere un servizio vero a tutti gli anziani, cioè quello della rivisitazione delle tariffe, che permetterebbe a questa struttura di sopravvivere senza problemi. Non diciamo che ne vogliamo tutti e cinque, assolutamente, ma almeno la garanzia di uno stipendio ogni 26, ogni 24, cioè ogni giorno dobbiamo andare a chiedere l'elemosina, cioè veramente stiamo perdendo quel minimo di dignità che abbiamo. Madri che si vergognano anche a chiedere quei pochi euro per poter pagare un minimo, un gelato a un figlio, perché comunque, cioè, ci sono tutte problematiche che logicamente ci stanno facendo andare in deficit anche mentale. Questo è poco ma sicuro.